Operazione che è nata ormai più di un anno fa, nel gennaio del 2016, noi abbiamo iniziato con una normale attività di verifica fiscale che ci ha subito, diciamo così, fatto capire che c'erano delle situazioni da attenzionare in maniera più profonda, soprattutto per quanto riguarda il discorso dei fondi comunitari e fondi nazionali. Abbiamo visto che queste società, in particolar modo una società avente sede in Terni, aveva percepito ben 5 milioni di euro nel corso del tempo di fondi strutturali. Abbiamo visto che questi fondi, soprattutto per quanto riguarda, utilizzati soprattutto per ricerca e sviluppo, erano stati ottenuti in maniera fraudolenta attraverso l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistente. Questo ci ha permesso di denunciare all'autorità giudiziaria ben 10 persone e a seguito delle nostre attività l'autorità giudiziaria ha richiesto e ottenuto al competente GIP il sequestro per equivalente di oltre 5 milioni di euro. Abbiamo sequestrato immobili anche di pregio in Umbria, Lazio e Sardegna e abbiamo sequestrato le provviste sui conti correnti postali e bancari di due degli indagati. Oltretutto le indagini stanno proseguendo? Le indagini proseguono sotto la direzione della Procura della Repubblica e siamo ancora, le indagini vanno avanti per scoprire ulteriori eventuali responsabilità in questo ambito.